La spondilite anchilosante, quando intervenire con l'attività fisica. La spondilite anchilosante, come già ribadito, è una malattia infiammatoria cronica, ad esso patogenesi ignota, che coinvolge prevalentemente lo scheletro, quindi il rachide, avendo come bersaglio gli eritesi del rachide. Quali sono i segni e i sintomi principali della malattia? Sicuramente il dolore è presente in tutte le fasi della malattia. La rigidità diffusa, prevalentemente al mattino, un progressivo stato anchilosante e una compromissione statico-dinamica della colonna, da cui deriva un'alterazione della postura del paziente di tipo caratteristico, come si può vedere in foto, una riduzione della lordosi e una ipercifosi dorsale. Qual è il coinvolgimento articolare della malattia? Le prime articolazioni coinvolte sono le articolazioni sacroiliache, ma progressivamente si ha un'estensione in senso craniale di tutto il rachide, fino appunto ad andare a coinvolgere il rachide cervicale. Questo determina una riduzione della mobilità del rachide, in particolare in flesso estensione, che è secondaria sia all'anchilosi stessa, dovuta quindi alla rigidità articolare, sia alla contrattura muscolare conseguente. Di questi due fattori dobbiamo tenere conto quando poi andremo a analizzare i trattamenti e l'attività fisica che si può eseguire. Questo determina un'accentuazione della cifosi dorsale e una deposizione del capo, che sono appunto le posture tipiche del paziente con spondilite anchilosante. Il coinvolgimento articolare, andando a interessare il rachide, interessa anche la gabbia toracica, riducendo l'espansività toracica stessa. Questo determina un'insufficienza ventilatoria di tipo restrittivo, di entità in realtà non grave ma medio-lieve, che sarà da considerare per tutti i trattamenti riabilitativi, in quanto sarà importante coinvolgere appunto una rieducazione di tipo respiratorio. Esistono numerosi test di valutazione funzionale e dell'outcome che ci possono guidare nella presa in carico del paziente. Infatti, con una valutazione iniziale e al termine del trattamento, si può identificare un miglioramento su vari outcome, in particolare sul dolore, sulla mobilità, in particolare del rachide e naturalmente sulla disabilità. Qui a fianco è elencata una delle scale di disabilità utilizzate per il paziente con spondilite anchilosante. L'attività fisica è molto importante nel paziente con spondilite anchilosante, ma come tutti gli approcci terapeutici è importante anche identificare quanta attività fisica è importante. L'ideale sarebbe un trattamento quotidiano di almeno 30 minuti, da prediligere al mattino, in quanto al mattino la rigidità è maggiore. Se questo non è possibile, in una vita quotidiana comunque sempre molto impegnata, il trattamento dovrebbe almeno essere effettuato almeno 3 volte a settimana. Si è visto dagli studi che sotto a tale frequenza, quindi al di sotto delle 3 volte a settimana, anche i benefici sono di entità relativamente inferiore. Quali sono gli obiettivi dell'attività fisica? Allora, sicuramente quello di prevenire e ritardare l'anchilosi, quindi ridurre la rigidità del rachide. Mantenere e migliorare, quando possibile, una funzionalità articolare del rachide, ma anche degli arti, in particolare delle coxe femorali. Un miglior controllo del dolore, associato naturalmente anche a terapie farmacologiche e di altro genere. Migliorare la postura, migliorare, come abbiamo visto, la funzione respiratoria e, in conseguenza di tutti questi obiettivi, anche migliorare la qualità di vita del paziente, che è sempre il nostro outcome. Quali sono le modalità di effettuazione di un'attività fisica? Come vedremo, sono molteplici le attività fisiche che un paziente con spondilite anchilosante può effettuare. Sicuramente un esercizio terapeutico, quindi un'attività fisica con esercizi di gruppo o singolarmente, con o senza il fisioterapista. Questo dipenderà dalla gravità della malattia, dall'esperienza del paziente. Il mantenimento di una forma fisica globale è molto importante, per cui anche un'attività aerobica e un'attività di movimento nella vita quotidiana, anche solo le camminate, l'attività in bicicletta, il nuoto, sono attività importanti per mantenere una forma fisica globale. Una terapia manuale, effettuata quindi da una terza persona come un fisioterapista, i massaggi, come abbiamo detto, decontratturanti, in quanto si associa sempre
una contrattura muscolare. L'idrochinesi terapia, vedremo, ha molteplici funzionalità e sicuramente non bisogna dimenticare un programma di informazione ed educazione del paziente, perché il paziente deve mantenere questa attività durante tutto la sua vita, per cui è importante educare il paziente all'autotrattamento. L'attività fisica naturalmente andrà modulata. La prima modulazione che va fatta è in base allo stato di attività di malattia. Nelle fasi più acute e flogistiche il trattamento fisico dovrà essere dimensionato. In particolare dovremo avere dei focus sulla postura, sull'esercizio respiratorio, migliorando quindi la funzione respiratoria, e su una mobilizzazione polidistrettuale del rachide e dell'arcuale per un solo mantenimento della funzione articolare, quindi senza andare ad agire per un recupero. Nelle fasi croniche, invece, in cui non c'è una fase proprio infiammatoria acuta, il trattamento articolato può essere più intenso e sicuramente più articolato. L'attività fisica andrà modulata anche allo stadio di malattia. Naturalmente nelle fasi iniziali di malattia l'attività potrà essere più globale, più intensa, nelle fasi più avanzate invece potrà essere più di mantenimento. Naturalmente in tutti gli stadi di malattia l'attività fisica si deve mantenere sotto alla soglia del dolore. Qual è il programma di una singola attività fisica? Consigliamo sempre di partire da posture di partenza confortevoli. A seguire si possono associare degli esercizi di mobilizzazione passiva, sempre rilassamento, sia della schiena del rachide, sia dei cingoli articolari, in particolare del cingolo scapolo omerale e del coxo femorale, sempre sotto la soglia del dolore. A seguire, una volta che si è effettuato un rilassamento adeguato, possono fare esercizi di mobilità. Quali sono i distretti muscolari per cui prediligere la mobilità attiva? Sicuramente quei gruppi muscolari che si oppongono agli atteggiamenti viziati. Sappiamo che c'è un'anteposizione del capo, per cui un esercizio adeguato sarebbe quello di rinforzare i muscoli estensori del rachide cervicale. A seguire gli esercizi posturali, in cui si mantengono posture sia del rachide che arcuale, sono fondamentali per mantenere gli obiettivi. L'attività fisica in acqua è un alleato valido per il paziente con spondilite anchilosante. L'acqua ha un effetto rilassante ed antalgico, per cui facilita il movimento e gli esercizi e causando una lieve resistenza allo sforzo, può produrre un cauto rinforzo muscolare. Se possibile, prediligere l'attività in acqua termale. Come abbiamo visto, anche l'educazione posturale globale è un'attività utile per il paziente. Quali sono gli obiettivi dell'educazione posturale? Quella di un apprendimento delle autoposture, da proseguire poi in autonomia, un mantenimento della funzionalità del rachide, una correzione degli atteggiamenti posturali iniziati e, non da ultimo, migliorare la funzione respiratoria. Esistono varie metodiche, sicuramente le più comuni sono la Maizière e la Chouchard. Entrambe le metodiche, sia la Maizière che la Chouchard, sono composte da posture facilitanti che provocano un allungamento delle catene cinetiche. Importantissima è l'attività di fisica di gruppo. Quali sono i benefici di questa attività? Un miglioramento della qualità della vita. Una maggiore aderenza all'attività. L'attività in gruppo favorisce l'aderenza appunto all'esercizio fisico, perché altrimenti si tende ad abbandonare. Il divertimento, che è sempre un focus che aiuta alla prosecuzione dell'esercizio e anche ai benefici globali. E si è visto che l'attività di gruppo incrementa il movimento della colonna vertebrale rispetto a quell'attività svolta in autonomia. Quali sono attività di gruppo consigliate? Possiamo suddividerle in due attività, una più di tipo posturale e una più di tipo aerobica. Le attività posturali più comuni, più diffuse, sono lo yoga, sia il Pilates e il Tai Chi, che favoriscono quindi un esercizio di postura corretta, di equilibrio, di allungamento muscolare e hanno sempre tecniche di controllo della respirazione, controllo volontario. Ma è molto importante, abbiamo visto anche l'attività aerobica, che può essere un'attività aerobica dolce, o un'attività anche in acqua, come lo spinning o l'acqua G.
Queste aiutano al mantenimento della funzione cardiorespiratoria, a un mantenimento della lunghezza muscolare e un rinforzo muscolare. Gli esercizi da proporvi sarebbero molteplici e sicuramente insufficienti da descrivere in questa presentazione. Per questa ragione abbiamo preferito mettere in allegato il sito internet di due associazioni di pazienti con malattie reumatiche, in particolare con la spondilite anchilosante, uno italiano, sai.it, e uno invece inglese. In entrambi i siti sono presenti numerosi esercizi che il paziente può eseguire in autonomia al proprio domicilio. In linea generale, comunque, consigliamo nelle fasi acute e nelle fasi soprattutto iniziali in cui non si sa cosa fare, di farsi seguire almeno inizialmente da un fisioterapista. Grazie per l'attenzione.